Nel cuore della chiesa, dove 50 anni fa Papa Montini disse che dovevano stare, si ritrovano di nuovo Rom, Sinti e altre comunità gitane d'Europa, Asia e America, e oggi come allora davanti al Vescovo di Roma fermano un attimo il loro costante pellegrinare. In 7.000 riempiono l'aula Paolo VI con un chiasso che sa di gioia autentica, con la loro cultura, le danze, le canzoni della cantante spagnola Maria José Santiago Medina, il Padre Nostro versione gypsy, costumi tradizionali che divertono gli occhi del Papa. Ma c'è spazio anche per la commozione quando Maria, 29enne rom di origine serba, mamma di 4 bimbi, racconta la sua infanzia tra gli stenti e l'esclusione di un campo abusivo nella periferia romana. Una realtà che Francesco dice di conoscere bene, con problemi e inquietudini che oggi interpellano non solo la Chiesa, ma tutte le autorità locali. Non vogliamo più assistere a tragedie familiari in cui i bambini muoiono di freddo o tra le fiamme, o diventano oggetti in mano a persone depravate. I giovani e le donne sono coinvolti nel traffico della droga o di esseri umani. E questo perché spesso cadiamo nell'indifferenza e nell'incapacità di accettare costumi e modi di vita diversi da noi. Situazioni, afferma il Papa, che contrastano col diritto di ogni persona ad una vita e ad un lavoro dignitosi, ma sostiene, nella strada verso l'integrazione, è giusto anche che ciascuno risponda ai propri doveri e responsabilità. Cari amici, non date ai mezzi di comunicazione e all'opinione pubblica occasioni per parlare male di voi. Voi stessi siete i protagonisti del vostro presente e del vostro futuro. Come tutti i cittadini, potete contribuire al benessere e al progresso della società rispettandone le leggi. Pensando ai più piccoli, che in aula Paolo VI sono tantissimi, il Papa invoca poi il primo di tutti i diritti, troppo spesso negato e invece fondamentale per l'emancipazione delle generazioni future e per un sano sviluppo della persona e della società. I vostri figli hanno il diritto di andare a scuola. È importante che la spinta verso una maggiore istruzione parta dalla famiglia. Mettendo l'accento sui valori e le ricchezze del popolo nomade che ha visto nascere tante vocazioni sacerdotali e di vita consacrata, il Papa chiede ai gitani di tenere come modello di vita il beato Zeffirino Jiménez Maia, esempio di umiltà e onestà, e di rifiutare tutto ciò che non è degno dell'essere cristiano: falsità, truffe, imbrogli e liti. Vorrei che anche per il vostro popolo si desse inizio a una nuova storia, a una rinnovata storia, che si volti pagina. È arrivato il tempo di sradicare pregiudizi secolari, preconcetti e reciproche diffidenze che spesso sono alla base della discriminazione, del razzismo e della xenofobia. Nessuno si deve sentire isolato, nessuno è autorizzato a calpestare la dignità e i diritti degli altri.